Siamo con Claudio Ceci di nuovo nella manifestazione organizzata dopo il lockdown, perché qui è stato anche difficile probabilmente organizzarla. Beh, è un bel po' difficile. Questa è la seconda manifestazione in Europa dopo la riapertura delle competizioni nei velodromi. La prima è stata la settimana scorsa a Fiorenzuola d'Arda, la seconda è la nostra. Siamo stati in dubbio fino a pochissimi giorni fa. Poi abbiamo deciso comunque di rischiare di farla, sempre nel rispetto delle regole, dei protocolli che sono stati fissati dal governo e dalla federazione internazionale, quindi anche perché non potevo, questo era il memorial di mio padre che è scomparso l'anno scorso, quindi mi ero ripromesso di fare di tutto per comunque farla. E devo dire che gli amici delle nazioni europee sono comunque intervenuti con tutte le problematiche che ci sono state. Purtroppo, tolto un argentino che era residente qua in Italia, gli americani non sono potuti venire, gli asiatici lo stesso, però insomma c'è un bel numero qualitativo, sia come qualitativo che quantitativo. Devo ringraziare tutte le nazionali, quelle spagnole, olandesi, della Repubblica Ceca che sono intervenuti in massa, insomma è comunque uscita fuori una bella manifestazione. Dovrebbe essere l'ultima in questo velodromo. Noi metteremo la disponibilità per continuare l'attività sia dal punto di vista agonistico, perché oltre ai ragazzi storici della mia società adesso abbiamo anche un juniores primo anno che ieri ha vinto il torneo della velocità con delle prestazioni cronometriche ottime, quindi anche in prospettiva europea e mondiale, e quindi continueremo sia l'attività agonistica sia, mi auguro, quella organizzativa, perché ormai questo quarto International Biceno Spring Cup, appunto arrivata la quarta edizione, ogni anno ottiene dei riconoscimenti e dei complimenti da parte delle nazioni che vengono, che trovano il nostro territorio, la città, bellissimi, si trovano benissimo sia dal punto di vista logistico sia climatico, e appunto lo stimolo è quello di poter continuare perché sollecitato da loro. Poi la nazionale italiana è sempre presente con i migliori atleti, sia uomini sia donne. E devo ringraziare quindi la federazione, la nazionale italiana, con i loro tecnici che hanno mandato i migliori elementi del panorama nazionale. Quindi c'è un altissimo livello. Giusto per fare un esempio, abbiamo, penso, la donna più titolata in Europa e forse nel mondo, perché la Christian Wild, l'olandese, che è qui con la nazionale olandese, ha nel palmarès, diciamo, 8 titoli mondiali, 8 titoli europei, una trentina di medaglie complessive, 4 olimpiadi alle spalle, quindi è un atleta di primissimo livello del firmamento mondiale. Io direi tra le 2-3 al mondo più titolate in questo momento. E quindi, ripeto, forse dopo il lockdown è stato tutto molto più difficile, la partecipazione poteva essere ancora più numerosa, ma forse ci avrebbe creato dei problemi avere ancora più nazioni presenti. Speriamo che col nuovo velodromo, che sicuramente potrà offrire anche dal punto di vista tecnico un qualcosa in più a livello internazionale, perché sarà un velodromo di 250 metri con le curve rialzate in cemento, quindi anche a livello internazionale ci sarà ancora più stimolo a partecipare. Quest'anno poi siamo riusciti ad aumentare la categoria, perché era una classe 2, quest'anno è classe 1, quindi il massimo livello delle competizioni internazionali su pista, dopo naturalmente europei, mondiali e coppe del mondo. E quindi il livello che abbiamo raggiunto è il più alto possibile per una società privata, e se ci sarà il nuovo velodromo naturalmente lo manterremo anche per il futuro. Quindi anche devo anche ringraziare per esempio i corpi statali che sono venuti in massa con i loro migliori atleti italiani, parlo quindi Fiamme Azzurre, Fiamme Oro,
che hanno campioni e campionesse maschi e femmine, sia già campioni europei, c'è la Barbieri campionessa del mondo delle Fiamme Oro della Polizia, le Fiamme Azzurre hanno atleti che hanno già fatto Olimpiadi, quindi sono intervenuti e hanno ripromesso che verranno all'inaugurazione del nuovo velodromo. Speriamo che si faccia in tempi ragionevolmente brevi. Ieri sia l'assessore Nico Stallone sia il sindaco Marco Fioravanti hanno detto che insomma partiranno i lavori a breve in quel di Campolungo. Diciamo in un anno e mezzo dovremmo riuscire a inaugurarlo. Io spero che sia proprio così, perché insomma la città, tutto il lavoro fatto nei 30 e passa anni di gestione del velodromo di Monticelli verrà trasferita nel velodromo di Campolungo, e quindi i riconoscimenti a livello sia nazionale sia internazionale che riceviamo potranno avere un seguito per il futuro.